una casa de contadino, via Valpitiano al pien de Pont Felcino. C'era un tanto smarcordo con piacere, e ce l'ho davanti agli occhi come fosse ieri. La stalla, il curritoio, la cantina, la loggia, la capanna e la cucina. Ma quello più importante per davvero, tra tutte quante è proprio lui, il Foclero. Il Foclero che aveva quasi una parete, con due cantoni che c'erano posto. Una famiglia intera, voi capite, in mezzo c'è Givamma e l'arosto. Ci vado che po' fuochi grandi e grossi, con cerchio sopra per posarci il piatto. Così mentre tarisca al devi gli ossi, devi magne pasta oppure risotto. Col mezzo che pendeva dalla cappa, mi va giù una catena a fumchetta. Dal fuoco che imbatteva me la fiacca, per tutto il giorno fino a tarda nottetta. Serviva per appiccacce il caldeo, per scalde l'acqua e cuocerci la zuppa. Che ti licengiva almeno mezzo steo, quel che serviva per sfamè la truppa. Ma ricordo che quando c'era il temporale, le donne corrivano subito come razze, che avevano scatenaccio un clamoiole e pulputtevano in corsa giù le piazze. Siccome era di ferro arrugginito, poteva tirare i fulmini dentro a chiesa, sputteva fuori finché ne va finito, usar metteva al suo posto ogni cosa. Il caldeo era un marmitone grosso drame, nero di fume come la catena, per arpulillo c'era un modo infame, struffallo anche l'aceto e anche l'arena. L'attrezzatura di camini era davvero semplice che vuole. La cosa più importante erano i solfini, c'era la paletta e le mogliole. L'inverno, quando il freddo era più forte e l'olio si geleva tutto il broccone, il camino stava acceso giorno e notte, così c'era già caldo a colazione. So sempre stato amante del camino, ma c'ha un difetto che non gli sleva, che scalda solo si sta vicino, a metro do più là già non ci arriva. La coce entra la faccia ma la schiena, se fredda non c'è proprio rimissione. Per questo che la sera dopo cena se steva a giro tutti in tol cantone. Davanti tal camino a mezza altezza c'era un tavolone grosso de castagno che traversava tutta la larghezza, appoggiato ai muri de sostegno. Oltre a regge la cappa s'adopreva come pieno d'appoggio per gli attrezzi, come il fer da stire qui lonchi tizi, del fuoco che sinnò non funzionava. C'era il lumina olio e il macinino, quello del pepe pula acetilene, il pitele per acciacca e il sele fino, col pistarello che ne va più bene. Adesso il tengo giusto per bellezza, e nulla accendo intanto perché sporca, ma allora c'è vi solo sta certezza, si vuole vi scaldate,
ma era una volta.